Buongiorno, buona domenica. Su tutti i giornali quest'oggi troviamo la notizia della nuova tragedia del mare. Sul Corriere della Sera il titolo è dedicato alle dichiarazioni di alcuni dei sopravvissuti, meglio morti che in Libia. Si legge appunto sul quotidiano milanese: 117 le vittime, il caso dei soccorsi in ritardo. Salvini attacca le ONG, dolore di Mattarella, shock di Conte, altro naufragio verso la Spagna. Davide, che ne pensi? Cosa vuoi pensare? 170 morti in mare in un solo giorno sono una cosa terribile, perché raccontano di condizioni di vita impossibili e raccontano anche il fatto che non è che noi che stiamo da quest'altra parte, cioè noi che siamo la meta, che siamo il posto dove molti di questi disperati vorrebbero arrivare, e che è escluso che noi si possa accoglierli tutti, ma è anche inammissibile che l'unica cosa che noi si sappia dire è appunto non entrerete. Non. Anche trovo sui giornali questa cosa, l'ONG sta anche nella bocca del ministro, le ONG, ma le organizzazioni non governative non sono mica tutte uguali, non sono mica un'unica cosa, bisogna anche saper distinguere. Il governo italiano propose alle, allora era ministro Minniti, alle. Abbiamo perso Davide Giacalone, c'è qualche. Mare. Ecco, ti abbiamo recuperato. Ecco, dicevo, le organizzazioni non governative non sono tutte uguali. Il governo italiano propose a quelle che si trovano in quell'area di mare di sottoscrivere un protocollo di collaborazione, e chi non lo intendeva sottoscriverlo non avrebbe collaborato col governo italiano. Possiamo fare di tutta l'erba un fascio, e soprattutto bisogna anche smetterla di far credere alle persone che gli immigrati li portano le ONG. La grandissima parte di quelli che sono stati salvati in mare e portati poi a terra, come naturalmente è giusto che sia, sono arrivati con la Guardia Costiera e con la Marina Militare Italiana, non con le ONG. Cioè, guardate, lo ripeto in maniera più brutale, è escluso che la soluzione consista nel dire venite qua, è escluso l'idea che noi si possa prendere tutti quelli che sono in difficoltà e portarceli a casa, non si può fare. Ma è escluso anche che la soluzione sia semplicemente dire basta, fuori tutti, perché così non ha senso, è una responsabilità dei paesi più ricchi anche cercare di salvare queste vite, possibilmente sulla costa dalla quale sono partiti. Torniamo dunque alla nostra rassegna stampa con Davide Giacalone. Torniamo ai titoli dei quotidiani in edicola quest'oggi, si torna a parlare di reddito di cittadinanza. Il Messaggero però si focalizza sulla delusione dei disabili. Perché? Allora, finalmente si era fermata la giostra delle supposizioni di come è fatto il reddito di cittadinanza da una parte e quota 100 da quell'altra, perché c'è stato il decreto e abbiamo potuto ragionare, ripeto, finalmente su fatti concreti. E adesso però cambiano di nuovo, perché dicono, dice, sì, però nella iter di conversione ci possono essere dei cambiamenti, e in particolare la Lega sembrerebbe chiedere 25, tra quelli che hanno diritto al reddito di cittadinanza, 25 euro al mese in più per minore e 150 euro in più a disposizione. Abbiamo un problema con il collegamento con il nostro Davide Giacalone, non so se Davide riesca a sentirci adesso, magari proviamo a ripristinarlo. Si parlava del reddito di cittadinanza, tra poco ci occuperemo anche di un altro tema legato anche sempre al programma di Movimento 5 Stelle e Lega, anche le questioni legate alla manovra bis. Ieri il Premier e il Presidente del Consiglio Conte ha escluso di fatto che ci sarà la possibilità di una manovra bis, ma restiamo sul reddito di cittadinanza. Davide Giacalone, stavi parlando di questo. Pronto? Eccoci qua. Ci sei? Ci senti? Non... Abbiamo un problema, sì. Probabilmente è più facile chiamarla al telefono, così risolviamo questo, dai, noi intanto, questo problema. Noi intanto continuiamo con le altre notizie, ad esempio il Corriere della Sera, ma la troviamo anche altrove, la speranza che sembra riaccendersi per la sorte dei due giovani rapiti a dicembre in Burkina Faso, rapiti dai terroristi, segnale per Luca ed Edith in Burkina Faso, un canale per la trattativa. Davide, rieccoti.
Eccoci, buongiorno. Oh, buongiorno. Buongiorno. Da capo, perché insomma, abbiamo avuto dei problemi oggi. Sì. Da capo, reddito di cittadinanza e disabili. Allora, finalmente sul reddito di cittadinanza si è fermata la giostra, e anche sul quota 100, perché è stato presentato il decreto e quindi non ci sono più supposizioni. Però per ripartire si vede che ci siamo affezionati alla giostra, perché dicono, diciamo, ma nell'iter di conversione qualcosa potrebbe cambiare. Sembrerebbe, a leggere sul Messaggero, la Lega chiede di andare incontro al bisogni per ciascuna, diciamo, persona che ha diritto al reddito di cittadinanza, 25 euro in più al mese se ci sono dei minori, 150 se ci sono dei disabili. Ora, per un minore 25 euro al mese, che ci fai? 150 un disabile, di che disabile stiamo parlando? Se una persona che ha bisogno di assistenza, 150 euro al mese sono il niente. Dice, vabbè, ma è sempre meglio di niente. Attenzione poi ai soldi che si buttano, che si sprecano. Questo è il punto, saper distinguere e indirizzare le risorse. Staremo a vedere nell'iter di conversione, ma lo studio fatto dal governo stesso, cioè la relazione fatta dal governo stesso, ci hanno scritto che per ogni euro che sarà speso per il reddito di cittadinanza, in prodotto interno lordo ne arriva 0,3 centesimi. Cioè, vorrei che fosse chiaro che secondo il governo stesso ogni euro speso in quel modo avrà un impatto dello 0,3 sul prodotto interno lordo. Quindi l'idea è che anche questa misura serva per espandere l'economia, per sostenere la crescita, secondo i numeri presentati dal governo stesso, ai noi sembrerebbe non essere fondata. Davide, restiamo sui temi economici, dicevamo della questione legata alla possibilità di una manovra bis anche dopo gli ultimi dati sulla crescita italiana. Ieri di fatto il premier Conte ha detto che per il momento non si parla di una manovra bis. Ma tutto sommato ha ragione, credo, perché siamo appena partita la previsione, ma soprattutto sembra che quasi tutti si siano dimenticati che nella legge di bilancio è già prevista la possibilità che ci sia uno scostamento dal deficit previsto, cioè in buona sostanza che l'Italia cresca di meno o che la spesa cresca troppo. Nella legge di bilancio hanno scritto che ove questo dovesse accadere, automaticamente sarebbe tagliata la spesa. Automaticamente, quindi ci sarebbe una sorta di clausola di salvaguardia che salva i conti, il che dall'altra parte rende inutile la manovra di aggiustamento. Però se c'è una clausola che sicuramente in questi casi scatterebbe di taglio della spesa, mi spiegate come può stare assieme al fatto che tutti parlano di aumento della spesa? Quello è il problema, non eventuali aggiustamenti ulteriori della manovra. Davide Giacalone, per il momento grazie, torniamo da te tra poco, daremo un'occhiata anche ai quotidiani sportivi. Tra pochi istanti nuovamente da Davide Giacalone, adesso un paio di notizie sportive. Dalla Gazzetta Sportiva si parla degli anticipi di ieri, della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Inter, porte chiuse a San Siro, vincono solo 11.000 bimbi, senza Bu, poco gioco e niente gol, 0-0 contro il Sassuolo. E ancora prima Genoa-Milan, poi Piontek cambia maglia, si parla della Juve, CR7 è una squadra, segna come tutto il Chievo. Barbara. Dalla prima della stampa, un'intervista al presidente di Confindustria Boccia, non ci sono abbastanza posti per soddisfare il reddito di cittadinanza, Fraccaro dice non deluderemo il nord. Davide. Ah, sapete, il Boccia dice in questa intervista che a essere ottimisti faremo nel corso del 2019 una crescita dello 0,6% e sottolinea essere ottimisti, che sarebbe il dato ieri da Banca d'Italia. L'idea che il reddito di cittadinanza possa essere convertito in aiuti alle imprese che assumono, poi alla fine dice guardate che non ci sono abbastanza posti, quindi questa roba non funzionerà. Io credo che funzionerà che quelli che avevano deciso di assumere prenderanno un finanziamento per 6 mesi, ma è una cosa transitoria. Il tema è che lo sviluppo si fa con investimenti che sono strutturali, che durano nel tempo e con regole che non durano un anno, 2 anni, sono sperimentali, vediamo cosa succede, ma con regole sicure sulle quali le imprese e anche i lavoratori possono fare i conti. Davide, da ieri Matera è capitale europea della cultura, il premier Conte è intervenuto alle cerimonie, alle celebrazioni e ha detto sarà l'occasione per un riscatto della città ma di tutto il sud, che ne pensi? Sì, mi ha colpito oggi la prima pagina del Sole 24 Ore, che in qualche modo è esemplificativa, perché sulla parte destra c'è Conte a Matera, per l'appunto parte la riscossa del sud, e esattamente a fianco, proprio attaccato a questo pezzo, in prima pagina, autonomie, 21 miliardi richieste dal nord.
che uno dice, vabbè, decidetevi, nel senso che il nord e il sud. Il tema è l'Italia non, così, in questo modo, con questo modo di ragionare, non va da nessuna parte, né il sud né il nord, né le autonomie né lo sviluppo. Per fare crescita economica, specialmente nelle aree che sono rimaste indietro, cioè al sud, c'è bisogno di investimenti in strutture reali. A Matera è un gioiello straordinario, ma ci devi anche arrivare, devi riuscire in qualche modo a metterci piede, perché sennò questo è, chi sta a Matera deve poter interagire col mondo, che significa autostrade digitali, linee di telecomunicazione. Questo serve a tutto il paese che è rimasto indietro, e dall'altra bisogna attirare capitali e investimenti privati, non è che può investire solo lo Stato. Quindi, se vado a vedere Matera, devo poter anche sbarcare in alberghi che possono essere di estremo lusso per chi vuole spendere, è più abbordabile per chi vuole godere Matera pur non avendo molti soldi, ristoranti. Questo è l'insieme di una filiera del turismo, non può che essere un ragionamento unico e nazionale. Detto da un uomo del sud, finché continueremo a parlare di sviluppo e riscatto del sud, già questa idea è un concetto limitato e destinato a fallimento, come del resto fin qui è stato. Davide, in pochi secondi l'indignato speciale, a partire dalle 9, di cosa parlerete? Torniamo a parlare della rete, del modo in cui si formano le informazioni e l'opinione pubblica, l'influenza che questo ha sulla nostra vita collettiva, è un fenomeno non solo italiano, buon argomento da sottoporre ai nostri ascoltatori e su cui riflettere assieme. 02 25 15 15, poi per partecipare in diretta all'indignato speciale, oltre 349 349 102 5 per gli sms. Grazie Davide, buona giornata. Grazie a voi, buona radio a tutti.